con il produttore Emanuele Caruso di Obiettivo Cinema per presentare il film Il vento soffia dove vuole di Marco Righi in prima mondiale il 6 luglio 2023. Ben trovato. Buongiorno, grazie a voi per il vostro tempo. Diciamo subito dove sarà questa prima mondiale. Sarà in Repubblica Ceca al 57esimo Karlovy Vary International Film Festival, che è uno dei 14 film festival più importanti al mondo, quindi siamo molto contenti di essere lì. Raccontiamo brevemente la trama a chi ci ascolta. È un film a cui il regista Marco Righi teneva moltissimo, stava scrivendo tanti anni, e racconta la storia di Anstimo, che è un giovane che un giorno incontra Lazzaro e in qualche modo cerca di convertirlo, quindi proprio da un punto di vista religioso, e insieme intraprenderanno strade poco consone fino a quando succederà qualcosa di importante. Come nasce l'avventura produttiva del film? Nasce dall'incontro con Marco Righi, che era un regista che da 13 anni non riusciva a produrre la sua opera seconda, e era riuscito a esordire nel 2010 con un film che era andato molto bene, si chiamava I giorni della vendemmia, e era diventato un piccolo caso, aveva partecipato oltre 40 festival internazionali, ma poi non era riuscito a realizzare l'opera seconda. Abbiamo letto la sua sceneggiatura e in qualche modo ci siamo davvero interessati a questa sua nuova storia, e dopo un percorso di 2 anni siamo riusciti a trovare i fondi per realizzare quest'opera. Cosa ti ha convinto del lavoro? Innanzitutto mi ha convinto lui, cioè mi ha convinto Marco, che come regista era stato davvero in grado 13 anni prima non solo di raccontare una bella storia ma anche di trovare un pubblico, quindi aveva una visione molto interessante. E poi sulla storia nuova ci sembrava che fosse un film molto intimo e che potesse avere delle carte importanti per giocarci una strada sia a livello internazionale ma anche a livello italiano, e devo dire che uno dei primi film festival che abbiamo trovato a livello di selezione ha proprio selezionato poi il film in concorso ufficiale, siamo l'unico film italiano, quindi questa sensazione avuto 2 anni fa in questo momento ci sta davvero ripagando. Com'è stata la lavorazione? È stata complessa perché questo film è un film low budget, con il budget con cui abbiamo prodotto questo film altre realtà italiane fanno forse 3 giorni di riprese. Noi abbiamo fatto 3 settimane di riprese, abbiamo avuto il supporto dell'Emilia Romagna Film Commission, sia logistico ma anche economico, e soprattutto abbiamo avuto il supporto del tempo, perché siamo riusciti a girare 3 settimane dove non è mai caduta una goccia d'acqua, e questo ha agevolato le riprese del film. Quale sarà il suo percorso dopo questa prima? In questo momento stanno ancora alla sala dei festival, quindi dopo questa prima internazionale in questo contesto così importante in concorso, il film è stato iscritto ad altri festival importanti, abbiamo da poco firmato la vendita dei diritti con un importante agente di vendita internazionale che quindi venderà il film un po', speriamo davvero, in più paesi possibili, e poi per il finire dell'anno, parliamo del 2023 o all'inizio del 2024, stiamo ancora cercando di capire bene, il film arriverà anche nei cinema italiani attraverso un percorso distributivo che, come dicevo, stiamo preparando. In parte già avevi risposto, però qual è il percorso artistico del regista per arrivare a quest'opera? C'è un importante percorso artistico del regista, perché Marco non è solo la mente creativa, il film è stato sia scritto che diretto che in parte anche montato da lui, quindi davvero un percorso tutto tondo, ma teneva così tanto il film che è entrato anche in associazione e partecipazione alle riprese, quindi ha in qualche modo prodotto anche lui un pezzo di quest'opera mettendo una parte del budget, quindi è sicuramente una volontà grandissima, e il fatto che siamo in questo momento in ballo con questi festival così importanti arriva proprio, no, da questa visione che viene così apprezzata in Italia, ma devo dire soprattutto all'estero. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Sul web trovate la nostra
pagina Facebook e Instagram, che è la pagina della casa di produzione, si chiama Obiettivo Cinema, ma abbiamo anche il sito internet, sempre obiettivocinema.com, e sui nostri social in qualche modo trovate sia un po' i contatti nostri, sia la possibilità di seguire il film, di vedere un trailer, di leggere una sinossi, di guardare anche un pochino gli attori. Insomma, anche attraverso i nostri social nei prossimi giorni racconteremo, visto che parteciperemo con una delegazione di 8-9 persone al festival, quindi racconteremo un po' questa prima direttamente dalla Repubblica Ceca. Il film Il vento soffia dove vuole di Marco Righi, in prima mondiale al Karlovy Vary Film Festival nella Repubblica Ceca il 6 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento al produttore Emanuele Caruso di Obiettivo Cinema. A presto! A presto, grazie mille a voi!